insomma, condividevamo questo ragionamento, cioè chiaramente un mercato fatto a 2600 è un'opportunità per tutti i commerci. E quindi facemmo anche tutte le verifiche, perché chiaramente il problema del mercato è che tu devi garantire poi anche gli spazi per gli accessi, le misure di sicurezza per avvenire un'ambulanza, eccetera. E guardate, infilare 130 macchine in mezzo al paese è un dramma, cioè per darvi un'idea, per 130 banchi poi pensiamo, non sono più i banchi di una volta. Non sono più banchi di una volta, non solo, per darvi un'idea, per mettere 130 banchi, io vado a memoria, ma insomma non penso di andare molto lontano, cioè non si metteva banchi, dai cinema a Carabinieri, via 20 settembre, piazza Boccaccio, via di Giugno, tutta via Cavour e tutti via Matteotti. Che è un lavorone, perché per attraversare il paese ci vuole l'elicottero. Primo, secondo, con problemi di accesso a mezzi di sicurezza, con problemi, diceva Franco, perché lui è veramente il rappresentante di categoria, quindi cioè, si può andare un po' più là, perché chiaramente chi gli tocca a via di Giugno in piazza Boccaccio è contento, a quello gli tocca partire su. Prego. Sul discorso che il centro viene completamente chiuso, non ci sarà poi un posto privilegiato rispetto all'altro, quindi credo questo sia quello un po' più marginale. No, devo dire, guarda, cioè, su questo io sono laureato in filosofia e quindi quando si ragiona di queste cose mi fido di fare di mestiere. E il punto vero è che l'associazione degli ambulanti ti dicono che, senza parlare di città, quindi parlando in generale. No, parliamo di Cettano, che ci interessa della tua. Si sta parlando. No, scusate. Ma che modo di ragionare questo? Io voglio ragionare ad un altro paese. Si sta parlando di distribuire un mercato in un centro che rimane poi chiuso, dove non ci sarà più un posto privilegiato rispetto all'altro. Io era questo che volevo dire. Allora, io non è che voglio parlare dell'Australia, volevo dire che le organizzazioni dei vostri cugini, cioè commercianti ambulanti, ti dicono che se un mercato è continuo o in una piazza va bene, se c'ha dei rami di fuga, in qualsiasi ramo di fuga tu sia, tu non lavori, chiaro? E lo dice, non è sindaco di Cettardo, che è laureato in filosofia di indirizzo epistemologico e teoretico e quindi non ne sa niente. No, ti faccio mentire, e ve lo dico, se lo sapessi io non lo so, però i rappresentanti dei vostri cugini ci dicono: guardate, un conto è una roba che è un circuito o bella dritta o una piazza e lì ci si lavora tutti, un conto è una situazione in cui ci sono delle proiezioni che poi finiscono. Chi è sulla proiezione non ci lavora, e guardate, la prova ci sta anche a Cettaldo, se si vuole ragionare di Cettaldo, perché quando il mercatino si fa la domenica è stato provato a metterlo su via Cavour, ci è voluto uno stimolo forte a dire andate lì, e poi ci sono andato una volta, ma a metà giornata qualcuno era bello venuto via. Mercanzia in via, cioè ci sarà qualche uno per mercanzia, quelli che erano in via 4 novembre dopo due giorni si sono spostati, vogliono andare via. Quindi io vi dico guardate, noi un lavoro di misurazione lo si è fatto, si è cercato di guardare eccetera, non è una questione semplice. Poi sul fatto che sarebbe una buona cosa, ripeto, è una delle cose, se ne può ragionare, ma assolutamente sì. Però vi dico, gli ostacoli che abbiamo trovato di fronte non sono stati ostacoli che dipendevano dalla nostra volontà, sono stati ostacoli e sono dipesi o da limiti fisiologici. Su via 20 settembre tu puoi mettere un banco di vita, perché un'ambulanza in mezzo, via di Giugno, guarda, quando si va per Pasqua, tanto ve lo vedete per Pasqua e per Natale, non ci sta un banco di vita. Quindi, limiti fisici e poi un problema di commercianti che ci dicono che noi sui rami, cioè sui punti di fuga dalla piazza e dall'anello, che potrebbe essere piazza Boccaccio,
via 2 Giugno, viale Matteotti, via 20 Settembre, noi finché un circuito funziona, come se esce di lì, cioè anche le proiezioni, quelli di maggiore eventuale afflusso, perché magari c'hanno il parcheggio, eccetera, loro non lo ritengono da un punto di vista commerciale, cioè lo fanno loro di mestiere, quindi lo sanno. Detto prima, lo sanno loro, ecco. Però io, guardate, scusa Franco, concludo su questo punto e basta, e poi di nuovo se sul parcheggio. Però su questo la ritiro, me l'ho detta, cioè noi non abbiamo il problema, noi siamo qui per dire si fa tutto quello che si deve fare, l'obiettivo è quello che vi ho detto, cioè rivitalizzare il centro, portare la gente a star bene, cioè, le cose che lei diceva, a me mi apre il cuore, facciamolo insieme, nel senso che se si dice guarda il giorno sabato e il giorno dopo ci si va al mercato, si fa insieme, cioè nel senso è quello che si vuole noi, cioè io non voglio tenere Borgo Garibaldi, cioè, Borgo Garibaldi deve essere un luogo di vita, anche perché le macchine ci si fermano ora, un potrebbero, detto fra di noi, quindi devo dire, non me lo dia nemmeno, ci si fermano le macchine, perché fanno il suo mestiere, non è perché, e vi posso garantire che un disabile che è sul marciapiede e ci trova la macchina gira parecchio le scatole, perché da me c'è anche lì, io sono il sindaco di tutti, e sì, ho capito il marciapiede delle audizioni, no, il disabile ci va, stia tranquilla, il disabile ci va, stia tranquilla, fidatevi di me, disabile. Vi dico, fidatevi di me? Sì, il marciapiede pieno di buche. Bene, le posso garantire una disabile. Una signora in bicicletta mi è volata in vetrina. E questo mi dispiace. Sulla vetrina, ma devo dire... Perché sono una buca con la bicicletta. E questo mi dispiace. Sì, sul marciapiede e la bicicletta non ci si può andare. Bene, ma che però... questo, ma sì. La strada è tutta piena di buche. Bene, è piena, lo sa perché è piena di buche? Lo spiego io. Che ci passa? Perché la mattina c'è la bucettina oggi. A mezzogiorno c'è così e all'otto c'è così e buttare soldi per fare la manutenzione da lì è come buttare un seggio senza fondo. Bene, allora chiudiamo la strada. Certo, è proprio questo. E lasciamola marcire. No, non marcisce proprio nulla, è l'esatto opposto. Intanto i lavori, secondo guardi, me, è l'esatto. Viene messo la ZTL e i lavori verranno fatti dopo anni. Che sicuramente sarà così, secondo me. Noi di Panama, insomma, si spera l'amministrazione, sono cose per me, Chi ha detto questo? Innanzitutto mi dà di te. Sì, no, non so come siamo. Dencini Paolo. Prego. Intervenivo dicendo, spero che l'amministrazione un chilo di catrame se lo possa permettere, io. Certo, sì. Quindi anche se dura mezza giornata, vista la situazione, se ci sarà 429, non no, cambia. Ma assolutamente sì. Non è che non nega, se vuoi sapere qua quelle cose ci sia domattina alle 7, non è che il problema. Che parcheggio è? No, sui parcheggi. Che parcheggio è poi il tema che aveva sollevato il signore sulla valorizzazione via Garibaldi. Sì, le buche quelle ci sono, sa come, cioè non vedo il punto. Io vi stavo spiegando che il problema della manutenzione delle strade che ci sono è chiaramente funzionale al volume di traffico che ci passa. E anche qui non dico una cosa perché ho studiato ingegneria, perché è, come dire, lampante. E ve lo dicevo, uno ci passa da 30 anni a piedi, quindi... Per il discorso di Borgo Garibaldi, io penso che il tema sia proprio quello, cioè quando dicevo organizziamo un lavoro fin da ora per fare in modo che il giorno dopo non ci sia solo un'interruzione di traffico, ma si possa da subito rendere più viva la strada, io mi riferivo a quello, mi riferivo via un'altra cosa. No, noi la chiudiamo e non cominceremo subito a lavorarci. No, scusate, no, bisogna, io vi dico però che noi qualche soldo lo abbiamo e se si fa un ragionamento comune qualcosa si può fare. Peraltro, io ve la dico così, cioè non mi sembra di ragionare di un luogo, come dire, che nel corso degli anni, cioè quello è un luogo devastato dalla 429. Cioè lì c'è metà magazzini e sono chiusi, cioè, quindi voglio dire, io credo che il dramma lo si ha alle spalle, non si ha mica di fronte. Certo, ma lo vogliamo far vivere o no? Certo, no. E guardi, se arrivo, aspetta. Non mi sembra essere partito il piede giusto a me, se si vuole far vivere quella zona. Guardi, io le posso dire questo, che personalmente sono anni che si lavora per levare il transito che vi soffoca lì, perché se lei domattina rifà l'intonaco,
Ci siamo? Nel giro di pochissimo tempo lo ha da rifare. Sì, ma questo...